Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo è il primo tutorial del canale. Andremo a vedere come togliere il green screen dai video su CapCut, in questo caso dal PC. Allora, prima cosa andiamo a cercare su Google questo sito Pixart. Sì, vabbè, Pixart, Pinterest. Pinterest, questo qua. Poi magari vi metto il link in descrizione. Pinterest Italia. Perfetto, cerchiamo la barra di ricerca e clic. Proviamo e clic. Perfetto, video edit, cerchiamo, ok? Ci sono un sacco di... Qui si può avere, tu vai vedere. Ok, chiamiamolo a caso. Confindance, perfetto. Così è un'immagine, quindi non possiamo... Vabbè, qua ne trovate altri, questo, un sacco. Vedete, qua c'è il link di YouTube. Facciamo, clicchiamo questo link qua. Perfetto. Adesso il link sopra, lo copiamo. Perfetto. Apriamo una nuova pagina, torniamo su Google e scriviamo YouTube Video Downloader. Questo qua, FreeMake, clicchiamo e facciamo incolla. Pronti? Adesso carica qua. Perfetto, questo qua scarica ora. E qua sopra lo scarica questo qua. Green Screen Memes Download. Ecco, perfetto. Ora andiamo su CapCut, New Project, e sul tasto Import dobbiamo importare il file, che è questo nei download. Clicchiamo Download, c'è questo green screen, doppio clic, ed eccolo qua. Trasciniamo qua, ed eccolo però. Per togliere il verde adesso, cliccare sopra qua il file qua che c'è qua, quindi clicco qua su cut out video, cut out, cliccare qua su chroma key, poi torniamo indietro, qua color picker, questo pennello, questa provetta qua, vabbè, color picker, si clicca sopra, si va qua come potete vedere, qua diventa verde, clicchiamo e dopo qua dove c'è scritto strength aumentiamo al massimo o anche poco meno, come preferite voi. Io faccio un certo tema. Adesso sì, noi facciamo partire. Ha tolto direttamente il verde. Ecco, perfetto, così è perfetto. Potete farlo con qualsiasi cosa, col color picker, potete togliere qualsiasi colore che selezionate. Poi qua sopra export, qua vabbè, nome, facciamo Coffin tutorial, qua dove la volete esportare, la risoluzione, bitrate, vabbè, lasciate recommended che è consigliato, quindi lascio qua, formato MP4, perfetto. L'audio sì, deve essere sempre sì questo, e il formato MP3 l'audio, perfetto. Qua vabbè, durata quanto dura il video, che sono 9 secondi. La grandezza sono circa 30 megabyte. Esportiamo. Sta caricando, perfetto. Ok. Ora andiamo sui file. Download. Ed ecco, Coffin Tutorial, la cartella. Doppio clic. E dobbiamo prendere questa in basso, perché questa qua è solo l'audio. Clicca questo in basso e come potete vedere adesso, eccolo qua. Un esempio in un video, un mio video. Ovviamente scrivetemi, eh. Questo qua. Perfetto. Mi pare che è tipo qua. Sì, sta arrivando. È pronta la pista. Vediamo se lo trovo. Rischia. Non so se lo Poi vai, troverò. spuntane. Attenzione, può andare.
Adesso ce lo guardiamo. Ok, eccolo. Adesso diventerà uno shorts. Forse. Come c***o? Eccolo. Il to be continued qua in basso. Si vede un po' dal bordino verde. L'ho ritagliato con questo che vi ho fatto appena vedere. E ne trovate un sacco su Pinterest. Trovate un sacco. Questo. Uso sempre il link. Magari vediamo se ne troviamo uno senza link. Questo se vediamo se senza. Ecco, vabbè, qua ve lo guardate e poi vi scaricate il link. Basta andare, voglio cliccare questo qua e vi porta su YouTube e fate la stessa cosa di prima. Vediamo se ne troviamo uno senza cavoli, vediamo se esiste. Questo magari. No, stessa cosa. Beh, se volete scaricarvi un'immagine, in realtà sono solo per i video, però... Cavoli, ecco, questa immagine... C'è il verde, la scaricate, fate tasto destro, vabbè, salva immagine col nome. Per i video, per un video a caso, volete scaricare un video a caso, questo. Non potete scaricare il video perché non fa immagini. Volete scaricare questo video, come fate? Questo tasto, copia link, questo per Santoglio, lo su Google, e adesso scusate, vedete Pinterest video downloader. Clicchiamo, scarica video da questo. Qua inseriamo il link che avevo copiato, facciamo scaricare, facciamo, eccolo qua, scarica, ah questo ci dà come immagine, forse perché non era un video, no, ma era un video, aspetta, torniamo indietro, vediamo questo, ok questo è un video sicuro, sicuro. Copia link, torniamo indietro qua, incolla, scarica, eccolo qua, scarica, clicchiamo, eccoci video, tutti i tre punti qua sotto, scarica e ve lo trovate qua sopra e poi lo potete usare come abbiamo mostrato prima. Spero che questo tutorial vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Iscrivetevi, mettete like e attivate la campanella per non perdervi nessun altro video. Noi ci vediamo al prossimo. Ciao!